La Fondazione per Agrigento, capitale della cultura, finalmente costituita. Sui rischi della movida a Palermo, riunione operativa con il ministro Piantedosi. Oggi conferenza stampa per ribadire il no al rigassificatore. Sono 10 i gruppi che parteciperanno alla festa del mandorlo. Dal prossimo anno sulle strade siciliane 147 nuovi autobus. Panoramica calcistica e nuovo acquisto per l'Akragas. Benvenuti su TV Notizie. Capitale della cultura, finalmente c'è la fondazione. La cerimonia questa mattina al Teatro Pirandello. Presidente Enzo Minio, il servizio di Margherita Trupiano. Giacomo Minio, docente di scienze economiche, aziendali e statistiche dell'Università di Palermo, il presidente della Fondazione Agrigento 2025. Vice è Vincenza Gazziano, presidente dell'Ordine degli Avvocati, sempre della Città dei Templi. Sono stati ufficializzati anche i nomi del CDA. 5 i componenti nominati da sindaco Francesco Miccichè, Antonino Cremona, Giovanni Di Maida, Salvatore Palillo e Giuseppe Viola. Il comune di Lampedusa invece è rappresentato da Giovanni Fragapane, mentre il presidente della regione ha nominato il palermitano Lucio Geraci. La presentazione è avvenuta stamane nel foyer Pippo Montalbano del Teatro Pirandello, tramite la costituzione con atto giuridico siglata dal notaio Giuseppe Fanara. Ecco le interviste. Sì, oggi qui è stato costituito l'atto notarile per la costituzione della Fondazione Agrigento, capitale dell'anno della cultura del 2025, un passo importante. Siamo già ancora a 11 mesi del 2025, e un anno di lavoro occulto, in silenzio. I preparativi già sono stati avviati, vi ricordo il cantiere Egitto organizzato dal Ministero della Cultura, che è partito proprio dalla fine del 2023 e si è concluso in questo stesso foyer a novembre del 2023, dove lì sono stati messi in essere tutti i programmi, tutto ciò che era importante per raggiungere l'obiettivo 2025. Oggi fisicamente è stato sancito qualcosa di burocraticamente positivo, nel senso che finalmente quel lavoro occulto potrà da domani in poi uscire fuori. Ripeto, abbiamo 11 mesi, la città si sta preparando, possiamo finalmente ora ufficialmente coinvolgere l'intera cittadinanza assieme agli artisti che verranno ad Agrigento, verrà coinvolta tutta la cittadinanza, tutte le associazioni, tutti coloro che si vorranno impegnare per migliorare le sorti non solo culturali di Agrigento, ma a 360 gradi. Parlo di servizi, parlo di economia, parlo di tutto quello che può rendere una città più fluida. Non solo Agrigento, ma comunque tutti i paesi della provincia, compreso Lampedusa. Sì, verrà coinvolto l'intero territorio della provincia di Agrigento, ivi compresa Lampedusa. Oggi qua proprio c'è il sindaco di Lampedusa, dimostrazione che ho voluto fortemente la sua presenza, anche se comunque doveva essere qua perché ha firmato l'atto notarile, ma comunque per rappresentare, ecco, le parti più estreme della nostra provincia. Oggi è un giorno importante per tutta la provincia di Agrigento ed anche per l'isola di Lampedusa, che ha avuto, diciamo, un ruolo fondamentale per quello che riguarda l'aspetto dei diritti umani, dell'integrazione e dell'accoglienza. Quello che aspetto in particolar modo per la mia isola è che si raggiunga uno degli obiettivi previsti del dossier, ossia la candidatura all'UNESCO dei continui gesti di accoglienza fatti dalla mia isola e che vengono inseriti, appunto, che diventano patrimonio immateriale dell'umanità. Ma certamente il primo passo sarà il consiglio di amministrazione, da lì cominceremo a ragionare su come programmare. Non ho appositamente parlato di programmi perché è un grande senso di responsabilità e grande rispetto nei confronti dei consiglieri. C'è un grande lavoro da fare e
l'ho detto poc'anzi, è una grande responsabilità, però siamo consci che sia anche una grande opportunità per l'intera provincia, non soltanto per Agrigento, che è una città millenaria, è una storia straordinaria che dobbiamo anzi valorizzare ulteriormente. Quindi c'è un grande lavoro da fare. Nei prossimi giorni cominceremo a delineare alcune iniziative che sono proprio quelle prodromiche, non appena ci sarà un calendario, un programma che dovremo condividere, certamente faremo una nuova conferenza stampa per poterlo presentare chiaramente alla collettività, ma soprattutto anche a quella grande rete relazionale che immaginiamo di dover certamente mettere in piedi. Grazie. Movida violenta a Palermo. Il ministro dell'Interno Piantedosi presiede in prefettura il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Una riunione, devo dire, interessante adesso, perché poi è stata utile quantomeno per focalizzare un po' quelli che sono i problemi emergenti di una città come Palermo. E al netto, vabbè, Palermo, insomma, la storica tradizione, ahimè, di problemi di criminalità organizzata, che però trovano per compenso, insomma, una professionalità unica al mondo, sia delle rappresentanti dell'autorità giudiziaria e delle forze di polizia. Il vero tema adesso è quella che è la proiezione su temi che sono molto più sentiti qui, mi è stato detto la malamovida, le zone di spaccio, insomma quei fenomeni solo apparentemente di minore complessità e gravità, ma che in realtà da una parte proiettano Palermo, diciamo, su una dimensione molto analoga a quella di altre realtà territoriali, perché come sapete, ahimè, è un problema che è pressante su tutto il territorio nazionale. E che non è che non abbia delle connessioni in qualche modo anche con i temi storici della criminalità organizzata, perché c'è questa grande presenza della droga che ahimè viene importata, insomma, in qualche modo trafficata, distribuita da organizzazioni criminali, però c'è tutto il consumo, il riempico dei soldi e quindi tutti quei fenomeni rispetto ai quali, al di là di quella che è già la proficua ordinaria attività delle forze dell'ordine, proveremo a mettere in campo un qualche cosa che rafforzi la sensazione che lo Stato c'è. Adesso io ho detto al sindaco, o meglio, il sindaco mi ha proposto, ho raccolto questa proposta, adesso ci lavoreremo col prefetto, di compendiare adesso, ma non solo per amore di formalizzazione, di un accordo, un'intesa istituzionale, un patto, come si dice, ma per fare in modo che si possano coniugare e formalizzare delle linee di azione, se del caso accompagnarle con qualche risorsa che possiamo reperire, ci ragioneremo sopra per accompagnare la capacità delle autorità locali, anche dell'amministrazione comunale, insomma, ecco, di fare qualcosa di più incisivo. So che c'è un problema anche di risentimento crescente per alcuni fenomeni di strada, la malamovida per esempio, quindi ragioneremo su, c'è, come dire, attività già molto importanti e significative, ho visto i dati di quelli che sono i provvedimenti sanzionatori e quant'altro, ma evidentemente bisogna innalzare un po' il livello del contrasto e vedremo un attimo se almeno da quel punto di vista, anche da quel punto di vista, riusciamo a dare un contributo. Risorse umane, risorse di idee, di procedure, qualche magari destinazione particolare, noi distribuiamo già adesso, credo, abbiamo previsto una distribuzione triennale di più di 1 milione di euro all'anno al Comune di Palermo per quelle che sono le risorse Fondo Sicurezza Urbana, ma solitamente quando stipuliamo accordi particolari è anche l'opportunità per destinare risorse per progetti eventuali ulteriori che possono essere, che ne so, implementazione di videosorveglianza. Adesso non lo so, ci dobbiamo lavorare. Conferenza stampa questa mattina ad Agrigento per ribadire il no al rigassificatore. Noi abbiamo l'esposizione al pericolo, le conseguenze nel nostro ambiente, le conseguenze sulla nostra salute, le conseguenze dal punto di vista economico, perché la presenza di un rigassificatore nella zona, diciamo, una delle principali zone turistiche siciliane, ma addirittura il primo sito più visitato in Sicilia, che è la Valle dei Templi, e nel contesto a metà strada fra i due principali attrattori, perché non dimentichiamo che dall'altro lato c'è anche la Scala dei Turchi, che è un altro grande attrattore turistico siciliano, in un territorio che può vedere il suo riscatto nella vocazione turistica per le grandi bellezze, per anche il patrimonio storico archeologico, ma anche il patrimonio letterario. Dimentichiamo, qua c'è la strada degli scrittori, sia Pirandello che Camilleri in fondo sono di Porto Empedocle, Sciascia veniva a Porto Empedocle per acquistare il pesce, cioè noi siamo veramente in una zona di grande ricchezza dal punto di vista culturale.
incompatibilmente con questo, quindi determinerebbe diciamo, un colpo di grazia per le prospettive della nostra provincia. Questo territorio, loro illudono la gente con la promessa di posti di lavoro che saranno molto pochi, non dicendo quanti ne perderemo, quanti giovani saranno costretti ad emigrare. Questo senza considerare le gravissime conseguenze e la messa a pericolo concreto sulla vita, sulla salute delle persone. Il Partito Democratico attraverso l'attività parlamentare ha manifestato il suo disappunto nei confronti della costruzione di questa opera per tantissimi motivi. Secondo noi sarebbe l'ennesima opera dannosa e inutile, anche visti i tempi lunghi di realizzazione, perché si parla di almeno 7-8 anni, i tempi che sono stati dettati a livello internazionale dalla recente COP28 per il superamento appunto delle energie fossili e per finalmente raggiungere la transizione ecologica di cui tanto oggi si parla. È una posizione espressa in maniera chiara, che è testimoniata dagli atti parlamentari e quindi da un'interrogazione fatta già ad ottobre lo scorso anno a prima firma del segretario regionale del Partito Democratico Antonio Barbagallo, con la mia firma e dei colleghi siciliani del Partito Democratico, ma che è proseguita in Parlamento alla Camera dei Deputati attraverso una serie di emendamenti che sono stati fatti al decreto Energia e Territori, che proprio riguarda la costruzione di questo rigassificatore, e un ordine del giorno a mia firma con il quale abbiamo chiesto un impegno al governo per impedire la realizzazione di questa opera. Chiaramente il mio ordine del giorno ha avuto parere negativo ed è stato bocciato dalla Camera, dal Parlamento. Quello che ci tengo a dire è che continueremo nella nostra attività parlamentare, non solo, coinvolgendo anche gli europarlamentari del Partito Democratico. Il Partito Democratico ha espresso una posizione netta e chiara contro il rigassificatore di Porto Empedocle. Perché? Perché è un'opera pericolosa, dannosa e inutile. È pericolosa perché rientra nelle grandi opere infrastrutturali della direttiva Seveso, lavora una materia come il gas che è estremamente infiammabile e può avere conseguenze disastrose in caso di incidente. Considerate che gli ultimi rigassificatori che sono entrati in funzione sono delle navi rigassificatrici, quindi delle navi collocate al largo che in caso di incidente ovviamente hanno meno impatto sulla costa. Il rigassificatore di Porto Empedocle sarà costruito sulla costa e sarà a due passi dal centro abitato. Nel caso di incidente potrebbe avere dimensioni veramente catastrofiche per la popolazione. È dannoso perché non crea occasione di sviluppo, perché impiegherà pochissima manodopera a regime, ma in compenso avrà un impatto ambientale fortissimo e creerà difficoltà a quello che è il vero motore di sviluppo di questa provincia e di questa zona, e cioè le attività di attrazione turistica, culturale, di sviluppo dell'agricoltura. Questo rigassificatore, se mai si farà purtroppo, renderà una larga parte delle spiagge dalla Scala dei Turchi a San Leone probabilmente inservibili, nel senso che immetterà acqua fredda nell'ambiente circostante e renderà la balneazione assolutamente improponibile, oltre a desertificare di fatto il mare per l'emissione, diciamo, di acqua clorata che verrà immessa nelle acque. Bene, oggi è stata una giornata particolarmente favorevole perché abbiamo avuto l'opportunità di informare la stampa sugli ultimi accadimenti che hanno a che fare col rigassificatore di Porto Empedocle e soprattutto sul fatto che il governo regionale ha emanato un decreto pericolosissimo per la città, che è il DA numero 45, con il quale l'assessore regionale all'energia ha concesso 70 mesi di proroga, rimettendo in bonus il rigassificatore, per l'ultimazione di lavori che non sono mai stati iniziati. Pensate un poco quanto l'abbiamo portato in farsa questa cosa. Prima era ridicola, ora è davvero una farsa. Allora noi oggi abbiamo condiviso con tutti i presenti, ma non solo, di organizzare delle manifestazioni per
coinvolge il più possibile la città, che sappia come stanno le cose, cosa sta facendo la politica per rovinare definitivamente questo territorio, per inquinare la nostra vita, per la pericolosità di un impianto come questo, una bomba atomica a ridosso delle nostre case, per impedire che si possa viaggiare da Lampedusa e per Lampedusa, per cui è probabile che se dovesse accadere una cosa del genere le navi sarebbero state costrette ad essere spostate a Trapani, tutte questioni di cui la città sa ben poco, ma sa poco sul rischio connesso al fatto che Snam vuole fare un gasdotto di 14 km che attraversa la Valle dei Tembri e vuole espropriare le terre di coloro i quali oggi producono nella valle per farci un gasdotto. Il Festival I Bambini del Mondo, giunto alla 21esima edizione, anche quest'anno aprirà la festa del mandorlo in fiore. Il Festival dei Bambini coniuga folklore, promozione umana e sociale, promuove i valori della pace e della fratellanza tra i popoli in difesa dei minori. Sono 10 i gruppi che partecipano al Festival di Agrigento, in programma dal 9 al 17 marzo. Il primo appuntamento è per domenica 10 marzo alle 10 con la sfilata da Piazza Vittorio Emanuele a Piazza Cavour. Apertura del festival invece alle 20.30 al Teatro Pirandello. Ci saranno 147 nuovi autobus extraurbani sulle strade siciliane. L'annuncio è del presidente della regione Renato Schifani. Arturo Cantella. Dal prossimo anno ci saranno 147 nuovi autobus sulle strade extraurbane siciliane. La regione, attraverso l'assessorato alle infrastrutture, ha impegnato 31 milioni di euro provenienti dai fondi PON del Ministero delle Infrastrutture relative al programma Infrastrutture e Reti 14-20, asse 4 del programma Potenziamento della mobilità regionale per la ripresa verde digitale e resiliente. Sono 20 nel complesso le aziende di trasporto pubblico locale che, in base alle richieste presentate un anno fa, potranno adesso beneficiare del contributo regionale e acquistare i nuovi autobus. Il Dipartimento regionale alle infrastrutture ha finanziato per l'80% l'acquisto dei pullman, consentendo alle società di trasporto pubblico locale di anticipare soltanto il 20% delle somme, anche sotto forma di una fideiussione sottoscritta. Con queste risorse contribuiamo a rinnovare il parco mezzi di decine di aziende del trasporto pubblico locale, con mezzi nuovi e moderni per offrire maggiori servizi e sicurezze ai cittadini e nel contempo contribuire al miglioramento della qualità dell'aria, come afferma il presidente della regione Renato Schifani. Sono molto soddisfatto, afferma l'assessore al ramo Alessandro Aricò, perché si tratta di un provvedimento che ho fortemente voluto, per il quale un anno fa avevo presentato all'ARS la norma poi diventata legge regionale che ci ha consentito di anticipare le somme e di rispettare così i termini imposti dal Ministero. In questo modo non solo aiutiamo le aziende pubbliche azzerando il corso d'acquisto dei nuovi autobus, ma contribuiamo a migliorare un servizio essenziale per la mobilità di migliaia di siciliani. Tra le aziende del nostro territorio che hanno ricevuto il contributo regionale, le autolinee Gallo, le autolinee Giuseppe Cavalè, l'autoservizi Salemi, la ditta Fratelli Camilleri Argento, la Fratelli Patti Autolinee SRL, la SAES Autolinee SPA, la Salvatore Lumia SRL. Arrivano i weekend della strada degli scrittori. Primo appuntamento il 2 e il 3 marzo con la Girgenti di Pirandello. Il servizio di Arturo Cantella. Arrivano i weekend della strada degli scrittori, il primo appuntamento il 2 e 3 marzo con la Girgenti di Pirandello, tre città, tre autori, tre fine settimana dedicati alla riscoperta di luoghi, storie e testi della grande letteratura nata in provincia di Agrigento. Saranno tutto questo e molto di più i primi weekend della strada degli scrittori, un'iniziativa voluta anche dall'associazione diretta dal giornalista Cavallaro nella prospettiva di Agrigento Capitale della Cultura 2025, che vuole rendere ancora più concreto l'obiettivo di fare aumentare i visitatori puntando sul turismo letterario.
Per questo nascono i weekend escursioni guidate da alcuni ciceroni d'autore, intrecciando il racconto degli scrittori con i luoghi in cui trovato ispirazione e linfa vitale per i loro personaggi, realizzato con alcuni partner come il Mutia Paraiba Travel. Il primo appuntamento sarà il 2 e 3 marzo per un percorso all'interno della Girgenti di Luigi Pirandello, 4 le escursioni previste alle 9 e alle 15:30 di ognuno dei 2 giorni. Il percorso partirà dalla Casa del Granella alla Bibirria in piazza Plebisirrea, si snoderà attraverso i vicoli e cortili della città araba. I partecipanti potranno visitare la Biblioteca Lucchesiana, il Palazzo Vescovile, la Cattedrale di San Gerlando, l'Istituto Gioieni, il quartiere ebraico e infine piazza Municipio al Teatro Pirandello. Il punto di arrivo sarà Piazza San Giuseppe. È un evento che, facendo leva sulle pagine da leggere sui racconti dei ciceroni, rafforza l'idea di coniugare scrittori e luoghi, costumi e tradizioni, e il commento del giornalista Cavallaro, indicando la necessità di coinvolgere nell'ottica di Agrigento Capitale le numerose piazze letterarie dalla provincia della Regalpera di Sciascia alla Vigata di Camilleri. E veniamo alla protesta degli agricoltori. Prosegue la protesta in Sicilia, un altro raduno, questa volta a Marsala. Se anche oggi hai mangiato ringrazia un agricoltore, la viticoltura è morta. E ancora, no ai grilli, sì al grillo. Sono questi alcuni dei cartelli esposti sui trattori che ieri mattina per la prima volta si sono radunati a Marsala per la protesta degli agricoltori, che continua anche oggi con la sfilata dei mezzi lungo le vie cittadine. Un migliaio di agricoltori provenienti da tutta la provincia di Trapani, oltre 200 mezzi agricoli, di cui 152 trattori autorizzati a partecipare, dalla questura di Trapani, 5 organizzazioni sindacali e una cinquantina di operatori dell'informazione. Sono questi, in estrema sintesi, i numeri della prima giornata della manifestazione indetta dalle segreterie provinciali di Confsal, Copagri, Federagri, FNA, Confagricoltura e Liberi Agricoltori. I mezzi agricoli e gli addetti al settore dalle ore 9 hanno occupato l'area attrezzata del mercatino in zona stadio per un sit-in, al termine del quale è stato redatto un documento che sarà presentato agli organi di informazione e successivamente trasmesso al governo della regione nazionale. Scarsa la partecipazione del mondo politico istituzionale, tra i presenti il deputato regionale Stefano Pellegrino, il sindaco e presidente del Consiglio Comunale di Marsala Massimo Grillo ed Enzo Sturiano, il sindaco di Petrosino Giacomo Anastasi e l'assessore all'agricoltura Caterina Marino. Nel pomeriggio, ad incontrare gli agricoltori, ci sono stati anche i consiglieri comunali di Marsala Flavio Coppola e Vito Milazzo. La voce degli agricoltori del La provincia di Trapani è stata ascoltata e ha così raggiunto, tra gli altri, il ministro dell'agricoltura Francesco Lollobrigida, che incontrerà martedì mattina a Roma Cipriano Sciacca nella qualità di segretario regionale componente della segreteria nazionale di Federagri e Confsal. Non capita spesso vedere manifestazioni agricole di così grandi dimensioni, dice Michele De Maria, segretario provinciale di Federagri, poiché l'agricoltore non è avvezzo ad allontanarsi dalla propria terra, specialmente per partecipare a manifestazioni sindacali. Ciò dimostra che le condizioni economiche sono molto più gravi di quanto si possa pensare. I governi di Palermo, Roma e Bruxelles hanno il dovere di ascoltare gli agricoltori prima che possano insorgere problematiche sociali. La misura più urgente, quella che può mettere qualche migliaio di euro nelle tasche degli agricoltori, è quella relativa al ristoro per i danni subiti dalle produzioni nelle ultime 2 campagne agrarie. Chiediamo l'attuazione delle misure previste da AgriCAT, il fondo mutualistico nazionale che risarcisce danni alle produzioni agricole causati da eventi atmosferici di natura catastrofale, dice Giuseppe Aleo, presidente provinciale della Copagri Trapani. Le aziende agricole chiedono la possibilità di reinvestire gli utili nell'azienda con il duplice scopo di migliorare il ciclo produttivo e rimanere competitive sui mercati dopo i danni causati dalla pandemia, prima
e poi dagli scenari di guerra dopo. È prioritario il riconoscimento del ristoro quanto il credito di imposta per rilanciare il settore, sostiene ancora Cipriano Sciacca. E poi i viticoltori, che si attestano i costi sempre più gravosi della coltivazione e il vino sfuso delle cantine sociali finisce poi per essere svenduto. Chiediamo il prezzo minimo per il conferimento delle nostre uve nelle cantine sociali. Alzeremo la pressione pacifica della protesta se non avremo positivi riscontri. Dal benessere dell'agricoltore dipendono l'economia, l'occupazione, l'ambiente, lo stato sociale di questa provincia. Il presidente della regione Schifani e il ministro dell'interno Piantedosi hanno visitato l'ex mattatoio di Partinico, un pene sottratto alla mafia. Arturo Cantella. Sono molto fiero di essere qui oggi perché la rinascita di questo luogo, grazie al lavoro di aziende confiscate alla criminalità organizzata, rappresenta un nuovo punto messo a segno dallo Stato contro la mafia, a dichiararlo il presidente della regione siciliana Renato Schifani, che insieme al ministro dell'interno Matteo Piantedosi, al prefetto Bruno Corda, direttore dell'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, ha visitato ieri pomeriggio il cantiere del mattatoio intercomunale di Contrada Sant'Anna a Partinico, alla presenza di altre autorità civili e militari. La migliore risposta alla mafia è quella di utilizzare beni confiscati frutto della loro attività illecita e restituirli alla comunità che è stata danneggiata dalla delinquenza mafiosa. La Regione Sicilia ha stipulato un accordo di collaborazione con l'Agenzia dei Beni Confiscati e stiamo dando il meglio di noi stessi. Recentemente abbiamo stanziato 5 milioni dei fondi PNRR per il restauro della cantina Vermuncaudo di Polizia Generosa. Speriamo di poter ripetere la giornata di oggi a breve con quella inaugurazione. Un fatto è certo, la mafia va colpita al proprio cuore, il proprio cuore è le proprietà, i loro patrimoni. C'è stata una fiaccolata per ricordare le vittime di Altavilla Milicia. C'è una comunità veramente sconvolta che ancora non si riesce a capacitare di quanto sia successo. La comunità vuole riflettere, vuole sperare, vuole pregare, vuole abbracciare i sopravvissuti ed esprimere il proprio dolore. Temevamo che orrore si potesse aggiungere all'orrore, ma non immaginavamo che si arrivasse così a questo punto. Siamo davvero molto provati. Lei conosceva questa famiglia anche se vivevano fuori dal centro città? Sì, li conoscevo di vista, conoscevo la signora Antonella che, come si è ormai ripetutamente detto, svolgeva attività lavorativa saltuariamente presso il comune. Tutto lasciava immaginare che ci potesse essere dietro il sorriso, il volto sereno della signora Antonella, poi un dramma di queste dimensioni, di queste proporzioni. Io Antonella non lo conoscevo, non è nata ad Aragona, loro si sono poi spostati a Novara, quindi questa ragazza è cresciuta là. Io conosco benissimo la mamma, che è coterna mia, la nonna, i parenti, devo dire tutte brave persone, quindi penso che Antonella sia stata altrettanto. È un fatto che ha sconvolto tutta la comunità, perché noi siamo una comunità piccola, su per giù gli stessi abitanti di Altavilla Milicia, quindi ci conosciamo tutti e devo dire una famiglia molto rispettosa, una famiglia molto per bene, quindi non ce l'aspettavamo completamente che fosse coinvolta in un episodio veramente terribile. Noi siamo qui presenti in rappresentanza della città per esprimere vicinanza alla comunità di Altavilla e ai familiari in qualche modo della famiglia. Bisogna distinguere bene la fede dalla religione, poi bisogna distinguere bene la religione dalle pratiche sataniche, poi bisogna distinguere bene le pratiche sataniche dalle sette organizzate, insomma dal punto di vista sociologico, della sociologia e della religione ci sono da fare molte distinzioni. È certo che quanto è accaduto non ha nulla a che vedere con la fede e con la fede cristiana in particolare. Ma sicuramente abbiamo sensibilizzato i ragazzi ad essere solidali, uniti insomma in quello che è successo per dare sostegno e forza e per fare sentire la nostra voce, il fatto che nessuno è solo e che ci siamo.
energie rinnovabili, il presidente della regione Schifani e il ministro Urso in visita nella zona industriale di Catania. Beh, questa è la mia battaglia che ha trovato parziale accoglimento nel decreto energia. Ci siamo battuti, abbiamo minacciato, ma soltanto minacciato, il blocco del rilascio delle autorizzazioni del fotovoltaico al momento in cui non ci fosse stato riconosciuto dal governo nazionale delle royalty. Nel decreto c'è un accenno, c'è un riferimento a che le conferenze delle regioni possa effettivamente distribuire queste nuove royalty. Noi faremo la nostra parte, ma la consideriamo già una prima vittoria. Stiamo andando abbastanza veloce, abbiamo riqualificato diverse aree industriali della Sicilia nel corso di un anno, tra cui Termini Imerese per esempio, Palermo. Oggi sarò ad Acireale per verificare l'addendum che abbiamo firmato con Irtis per riqualificare l'area industriale di Carini, per cui abbiamo già avviato un percorso per una parte dell'area industriale di Catania. Domani mi sentirò, ripeto, con il sindaco Trantino per andare veloce, per cercare di dare agli industriali la possibilità di avere decoro, strade, fognature, videosorveglianza e illuminazione pubblica, perché il biglietto da visita è importante. La formazione premia, lo sanno gli studenti del ristorante didattico TED di Palermo. I dettagli. Siete coloro che hanno rappresentato la TED Formazione a Stoccarda. Siamo stati di supporto agli chef che hanno partecipato. Immaginavo che a 16 anni potevi andare a Stoccarda a rappresentare ciò, la passione per cui stai studiando. Assolutissimamente no, il merito appunto è della TED Formazione e soprattutto del nostro direttore Tony Maffia, che senza di lui tutto questo non era possibile, e poi anche dei nostri docenti che con la professionalità e la preparazione che hanno ci insegnano il mestiere a 360 gradi. Sicuramente per i ragazzi è un momento formativo, vivono un'esperienza culinaria particolare. Comprendere meglio quello che c'è dietro una competizione. Lavoro duro, fatica, impegno, sacrificio. Con molta foga io ho accettato di andare a partecipare in questa bellissima esperienza, non da tutti i giorni. Faccio parte della TED Formazione di Monreale, il quarto anno in ristorazione. Tante ore di allenamento che poi ti portano a un risultato prestigioso come la medaglia d'argento. Un angolo di mondo dove davvero nemmeno te l'aspetti, che arrivi e trovi un qualche di formazione per poi dare seduta stante, appena usciti, un'opportunità di lavoro, rimanere qui in Sicilia, quando viene facile nella nostra terra prendere un trolley, un biglietto d'aereo e andare a fare forti l'economia altrui. Un giovane chef che è competente, che è aggiornato, sicuramente trova lavoro e non ha motivo di andare fuori dalla Sicilia. Partecipare alle Olimpiadi in una competizione per un ragazzo è importante, anche perché si possono apprendere le tecniche innovative della cucina, nuovi metodi di lavoro e soprattutto attivare quegli stimoli e quelle curiosità che magari nella formazione quotidiana non li esprime. Hanno vinto la medaglia d'argento. Soddisfazione piena, cosa? Assolutamente, anche un'emozione. Salito. Certo, con le bandiere, gli applausi, grida. Avete comunicato subito a casa che avevate. Certo, ma soprattutto un'esperienza del genere non è da tutti i giorni. Anche per voi è così, per tutti noi. Un detto siciliano recita che si impara fino alla bara. Continua evoluzione, dinamica, è anche bello che a volte attraverso i giovani si imparano delle cose. La generazione Z con la Millennium. Tutti i concorrenti dovevano presentare un tavolo di cucina fredda non degustabile, che ha preso anche come noi la medaglia d'argento la Corea. Poi La Corea. Renderci più consapevoli di quello che è il mondo della ristorazione e il mondo della cucina, e soprattutto anche a noi stessi una crescita personale
aver visto dei chef così, così importanti e così bravi. Lì non era una gita turistica, andiamo a farci i 3 giorni a Stoccarda, era da ben figurare. Sì, sì, assolutamente, non era una gita, ma era appunto andare a lavorare, andare a assistere anche a quello che facevano loro e dare supporto nel caso avevano bisogno. Viva Federazione Italiana Cuochi, viva Unione Regionale Cuochi, viva Culinary Team Sicilia e viva TED Formazione. Noi come enti di formazione abbiamo molta stima nel lavoro che sta facendo questo assessore, siamo pronti a continuare questo format, il format dell'impresa didattica non solo per quanto riguarda la ristorazione ma anche per quanto riguarda la meccanica, abbiamo in programma l'apertura di un'officina di impresa didattica, a noi le sfide piacciono, li mettiamo subito in campo, apriremo a breve diverse imprese didattiche sperando che l'assessore le accolga favorevolmente perché comunque è una formazione che funziona. Momento di festa per chi ha fatto questo ristorante didattico e anche per me che visito strutture che funzionano e che danno un grande servizio. Sono contento di essere venuto e di festeggiare questo ambizioso risultato che hanno raggiunto e siccome sono arrivati secondi noi non ci accontentiamo mai, lavoriamo perché il prossimo anno possiamo festeggiare il primo premio, ma lo dico chiaramente perché quando si parla con i giovani bisogna sempre mettere l'asticella in alto. Oggi hanno fatto qua un lavoro eccezionale, spero che possa essere ancora migliorato. Per lo sport vediamo una panoramica di Carmelo Lentini sui campionati e per parlare del nuovo acquisto dell'Acragas. Riprende il proprio cammino il torneo di Serie D Girone I dopo la sosta dovuta al torneo di Viareggio. Si disputa la 27esima giornata con Acragas e Portici ferme ai box per osservare il turno di sosta. L'Acragas in particolare sta cercando di monitorare lo status di salute di alcuni calciatori che attualmente sono acciaccati, per i quali si spera un pronto ritorno in squadra. L'appuntamento con il pallone rinviato di appena 8 giorni, infatti si riprenderà domenica prossima 25 febbraio, quando la compagine dei Templi sarà impegnata contro i campani del Forte Real Casalnuovo. Nella gara di giovedì scorso, giocata dall'Acragas sul campo del Cianciana, è saltata all'occhio la presenza di un giovane talentuoso che è riuscito a segnare 2 reti di pregevole fattura. Si tratta di Francisco González, un forte odore di vestire la maglia biancazzurra. Il ragazzo classe 2004 era stato preannunciato in una recente intervista dal quotidiano La Sicilia, dal DS Peppe Cammarata. E gioca nel ruolo di trequartista e di nazionalità argentina e verrà ufficializzato nel momento in cui arriverà il transfer dall'Argentina per essere tesserato. L'arrivo di González all'Acragas è frutto dell'ottimo lavoro svolto recentemente in Argentina dal responsabile mercato estero dell'Acragas, Massimo Ferraro. Per quanto riguarda le agrigentine, il Licata sarà ospite della Cereale nell'anticipo di questo sabato, mentre il Canicati al Saraceno se la vedrà con il Castrovillari, che di recente ha cambiato allenatore, infatti è arrivato Ciccio Cozza e si è parecchio rafforzato anche grazie all'ausilio della nuova dirigenza che guarda al futuro con una certa speranza. Vediamo un po' le gare in programma di questo turno. Real Casalnuovo Vibonese, Canicati Castrovillari, Città di Acireale Licata, che si gioca questo sabato, la Fenice Amaranto Gioiese, Locri e Trapani, Novegea Virtus Città di Sant'Agata, San Luca Siracusa, che si gioca questo sabato, San Cataldese Ragusa, riposano Acragas e Portici. Dovremmo fare anche una correzione, Città di Acireale Licata invece si gioca sempre domenica, però a partire dalle ore 15. In eccellenza Girone A si gioca la 22esima giornata all'insegna di una Nissa che ha ristabilito le distanze dalla Pro Favara, che ha riportato a 6 punti a 6 punti di distacco e che si sta avviando verso la sospirata promozione verso la Serie D.
Profavara, che in cuor suo spera ancora in qualche improbabile tracollo di seno, ma che pensa anche ai prossimi spareggi playoff che la vedrebbero protagonista assoluta. La compagine favarese del tecnico catalano ospiterà il Fulgatore, mentre la Nissa, nel bunker del Mistelmere contro il locale Don Carlo, cerca i punti promozione. Nell'anticipo di questo venerdì, lo Sciacca invece ha imbattato in anticipo su nulla di fatto contro la Folgore. E il tempo stringe nel campionato di promozione Girone A. Siamo arrivati alla 20ª giornata e mentre continua il duello in vetta tra il Città di San Vito Lo Capo e il San Giorgio La Piana per quanto riguarda la promozione in eccellenza, per quanto invece riguarda la zona rossa della classifica, Empedoclina e Cassia Termini devono stringere i denti onde evitare la retrocessione. Purtroppo per entrambi questo turno di campionato li vedrà impegnate contro avversari agguerriti e concentrati per l'ottenimento della zona playoff. Il Cassia Termini giocherà infatti in casa in derby a San Giovanni contro il locale Gemini, mentre l'Empedoclina sarà invece tra le mura amiche con il Forte Parmonfal, trasferta per il Camarat sul campo della Iccarense. È tutto, grazie per la vostra attenzione e arrivederci.